Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di un'azione che secondo me è impressionante come potenzialità di guadagno per il medio e lungo termine. Vi spiegherò infatti in questo video qual è l'azienda in questione e perché ho fatto questa affermazione così devastante, proprio perché in realtà ragazzi ho trovato del potenziale davvero immenso in questa azienda. Ma vedremo insieme in questo video perché sto dicendo queste parole. Prima di iniziare, ragazzi, come sempre, però, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati. Quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Vi ricordo, come sempre, che io non sono un consulente finanziario e che questi video hanno uno scopo puramente educativo. Pertanto non rappresentano alcun consiglio finanziario né un invito ad investire. Ma iniziamo immediatamente, ragazzi. Cerchiamo di capire qual è l'azienda in questione. Sicuramente il titolo genetico, quindi un'azienda che si occupa del settore genetico, che è 23andMe, potrebbe ben presto avere e manifestare un enorme potenziale a lungo termine. Vi dico questo perché, ragazzi, questa azienda sanitaria sicuramente non è priva di rischi, perché è un'azienda ancora poco capitalizzata, ma sta eseguendo un ottimo lavoro e il suo percorso di crescita è davvero lungimirante. Parliamo, come vi ho detto, dell'azienda 23andMe, che può essere ricercata andando sul nostro broker titoli scrivendo ME. Questa azienda prezza ad oggi 2,66 dollari ad azione. Parliamo di un'azienda con una capitalizzazione di mercato di poco superiore al miliardo di dollari, ma con un volume medio giornaliero scambiato di quasi 2,5 milioni di dollari. È un'azienda quotata sul Nasdaq e che rispetto ai massimi storici che sono stati raggiunti a febbraio 2021 è in calo di oltre l'83%. In questo caso l'azienda, ragazzi, è stata fondata nell'aprile del 2006, ha sede in California, negli Stati Uniti, ha ben 728 dipendenti e il suo CEO è Anne Wojcicki. Parliamo in questo caso, ragazzi, di un'azienda che sicuramente è una società di genetica che non ha fatto un'ottima performance da quando si è quotata in borsa con le azioni, che in realtà sono parecchio in calo, come abbiamo visto poco fa. In questo caso, ragazzi, la società è diventata pubblica tramite una cosiddetta SPAC, che è una società di acquisizione per scopi speciali. E non è difficile capire il perché. Infatti, il mercato non solo si è inasprito contro le SPAC, ma anche i titoli di crescita, quindi i titoli growth non redditizi in generale, sono stati devastati. Tuttavia, 23andMe potrebbe avere ancora un futuro molto brillante per gli investitori pazienti. La società, infatti, ha recentemente riportato risultati migliori di quanto gli analisti si aspettassero e ha una massiccia pipeline di opportunità in cantiere. Mentre c'è molto che deve andare bene affinché questo titolo vada ad essere un investimento di successo a lungo termine, i segnali recenti in realtà sembrano molto positivi. Infatti, ci sono stati fortissimi risultati dal business. 23andMe è meglio conosciuto per i suoi test genetici di consumo, ma offre anche prodotti di abbonamento e servizi di telemedicina. Nell'ultimo trimestre analizzato, questa azienda infatti ha registrato una crescita dei ricavi del 18% su base annua nel settore consumer, superando le aspettative degli analisti. Inoltre, la società ha alzato la sua guidance per l'intero anno. In tutto, infatti, ha generato entrate per ben 67 milioni di dollari, la maggior parte delle quali proveniva dal segmento dei servizi al consumatore. Sicuramente, ragazzi, per quanto riguarda questa azienda, ci sono davvero tonnellate, se non migliaia di tonnellate di potenziale futuro. Chiaramente, questo è un modo di dire per tirare fuori il massimo di ciò che potrebbe fare l'azienda. Infatti, con ciò che ha costruito,
Si sta andando a creare davvero delle potenzialità incredibili. Sicuramente, se i suoi prodotti di consumo fossero l'unico obiettivo di 23andMe, questo potrebbe essere redditizio o comunque potrebbe arrivare molto vicino a questo, all'esserlo, quindi all'essere redditizio. Ma il motivo per cui in realtà i suoi prodotti di consumo non sono l'unico obiettivo dell'azienda va a darci ulteriori conferme del fatto che l'azienda è in realtà in procinto di creare il cosiddetto business delle terapie. Sta infatti entrando in questo nuovo mercato che potrebbe ben presto farle aumentare sensibilmente i ricavi. L'idea alla base delle terapie, quindi del lato terapeutico dell'azienda, è molto semplice. I kit di test genetici di 23andMe le hanno permesso di accumulare molti individui genotipizzati che sono in realtà di più di qualsiasi altra azienda al mondo e nessun'altra azienda può nemmeno lontanamente avvicinarsi al tipo di dati che possiede questa azienda. Quindi l'azienda sta mirando a sfruttare la sua vastissima libreria di dati genetici per sviluppare i suoi prodotti farmaceutici. Tuttavia, lo sviluppo di queste nuove terapie è costoso. 23andMe, infatti, ha speso il 42%, il 46% di tutta la sua spesa totale nel settore della ricerca e sviluppo nell'ultimo trimestre per quanto riguarda lo sviluppo di terapie e questa parte della come sicuramente saprete, non genera alcun reddito. Infatti, tutto ciò che viene speso nel settore ricerca e sviluppo ci mette poi anni per trasformarsi in reali guadagni. 23andMe ha infatti individuato ben 50 programmi terapeutici. Uno è in fase di sviluppo con il GSK e uno di proprietà dell'azienda è attualmente in sperimentazione clinica in fase iniziale. Il resto, invece, di tutti questi programmi è in fase di sviluppo preliminare. Se qualcuno di loro alla fine dovesse arrivare sul mercato, potrebbe essere una vittoria enorme. Dopotutto, un farmaco di successo, ragazzi, può significare, e ve lo dice uno che ha analizzato i dati, miliardi e miliardi di dollari di entrate, ma questo è chiaramente un grande se a questo punto e probabilmente richiederà decine, se non centinaia di milioni di ulteriori spese di ricerca e di sviluppo dei farmaci. Quindi, in generale, ragazzi, possiamo dire che questa azienda al momento è sicuramente sulla buona strada per fare bene, però è lontana dalla redditività. Come infatti accennato in precedenza, 23andMe non è al momento un'azienda redditizia a questo punto e non è probabile che ci arrivi almeno fino a quando alcuni dei suoi prodotti farmaceutici non raggiungeranno effettivamente il mercato. Nella migliore delle ipotesi, devo dirvelo per schiettezza, potrebbero volerci alcuni anni. Il management prevede infatti una perdita dell'EBITDA rettificato da ben 170 milioni di dollari a 180 milioni di dollari per l'anno fiscale in corso che termina a marzo e sebbene ciò includa un certo impatto derivante dall'acquisizione e dall'integrazione dell'attività di telemedicina dell'azienda, è importante però tenere presente che 23andMe sta al momento perdendo soldi. Questa quindi è una grande perdita per l'azienda, considerando che le entrate totali si assestano a circa 300 milioni di dollari per l'anno in corso. Tuttavia, 23andMe ha del tempo per far crescere l'attività. Ha chiuso infatti il 2022 con ben 433 milioni di dollari in contanti in bilancio, dandogli almeno un altro paio di anni come possibilità per andare a recuperare. La società ha anche recentemente presentato domanda per un programma al mercato per raccogliere di volta in volta ulteriori 150 milioni di dollari di capitale azionario, secondo un recente sondaggio che è stato fatto sui depositi della SEC. Quindi, ragazzi, questa azienda 23andMe è un buon acquisto? Sicuramente, mentre il segmento dei consumatori di 23andMe è solido e la sua attività di sviluppo farmaceutico ha un grande potenziale, c'è molto che deve funzionare a favore dell'azienda se questo dovesse essere un investimento fattibile a lungo termine. Infatti, questa azienda
Sicuramente potrebbe essere inserita nei portafogli azionari con una piccola percentuale, proprio perché le dinamiche di rischio-rendimento sembrano molto interessanti per una prospettiva a lungo termine, ma come qualsiasi altra azienda di questo tipo, ragazzi, parliamo di un investimento con una componente molto speculativa, quindi con un rapporto rischio-rendimento molto alto. È importante quindi limitare la dimensione della posizione di un eventuale acquisto su questa azienda e non investire denaro che non si è disposti a perdere, proprio perché in questo caso, ragazzi, stiamo parlando di una pura e semplice scommessa in un'azienda che potrebbe avere un grandissimo potenziale e che potrebbe farci guadagnare molto, come potrebbe tranquillamente andare a perdere valore nel corso degli anni se i suoi farmaci e i suoi prodotti non dovessero essere approvati. Detto questo, ragazzi, ci tengo a precisare che questo tipo di analisi è un'analisi legata ad alcuni titoli poco capitalizzati, perché è proprio con questi titoli che si può andare a generare un rendimento incredibile. Difficilmente, ad esempio, con un investimento in Amazon o in Apple si potrebbero generare ritorni percentuali magari del 1000% in 5 anni. Su questo titolo, ragazzi, invece, o titoli come questo, è possibile trovare questi rendimenti se si scelgono i titoli giusti. Chiaramente, io non ho la sfera di cristallo e nemmeno voi ce l'avete, come nessun altro su tutto, né su YouTube, né sui blog, né da nessun'altra parte. Quindi quello che posso fare io è darvi alcune dritte su come io analizzo le aziende e su quali sono le potenzialità che vedo. Dopo, ragazzi, tocca a voi approfondire e analizzare e capire se questo è un titolo giusto per il vostro portafoglio oppure no. Detto questo, ragazzi, spero con questo video di avervi dato davvero degli interessanti spunti su questa azienda. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e condividete questo video. Se non l'avete ancora fatto, inoltre, vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!